Eccoci di nuovo alla nostra classica rassegna stampa. Faremo vedere alcuni articoli di giornale e faremo anche il nostro commento. Poi faremo vedere questa importantissima pubblicazione, perché questa è una pubblicazione che è passata pressoché inosservata, mentre è di una importanza strategica eccezionale. La spiegheremo in un secondo tempo. Abbiamo qui fatto girare un messaggio che ci è arrivato qualche giorno fa, che è molto interessante, titolato "Una psicopatica alla Casa Bianca", e noi ci fermiamo qui perché è l'unica cosa che praticamente ci interessa far vedere. Chi ha ricevuto dei nostri amici il messaggio che gli ho mandato via email, è bene che si legga questo articolo, perché qui si dicono cose molto importanti. È molto probabile che la candidata alla Casa Bianca, mi riferisco appunto alla Hillary Clinton, sia una psicopatica. Al momento qui ci fermiamo, perché non dovremmo andare oltre. Abbiamo un altro articolo. Vendola e il compagno fanno battezzare Tobia, il vescovo, ho dato l'ok, seguo le parole del Papa. Allora, eccolo qua, in provincia di Latina, Vendola, c'ha il suo figlioletto. Allora, eccolo qui, ci sono alcuni punti essenziali che dobbiamo dire sulle nostre riflessioni su questa operazione. Questa operazione è un'operazione tendente a ridurre il livello di umanità nell'uomo, perché è l'intrusione, l'irruzione della macchina nel comportamento umano, e in uno dei comportamenti più fondamentali, che è quello della creazione della vita. Quando si dice che loro signori avevano da tempo programmato certe operazioni, oggi si comincia, anche basta sentire o anche leggere quello che scrive Biglino, si capisce perfettamente che certe programmazioni provengono chissà da dove, perché oggi leggendo la Bibbia, soprattutto attraverso l'interpretazione di Biglino, si comincia a capire che dietro c'è qualche marchingegno, perché prima non si era in condizione di capire, oggi si può capire. Probabilmente certe interpretazioni sono anche forzate, ma ricordiamoci che questa creazione, diciamo così, dell'uomo dal nulla, che poi non è vero, non è dal nulla, però ci sono dei marchingegni che a noi ci interessano proprio, e nella misura in cui non devono servire per far trastullare certi omosessuali, perché qui il problema è semplicemente questo. Loro possono dire quello che vogliono, però questi omosessuali dichiarati, questi qui, i figli li fanno per trastullo, non lo fanno per generazione spontanea, è un trastullo, capito? Ricordiamocelo bene. L'altro aspetto... Io immagino che vita da cani che faranno quei bambini. Sì, non sappiamo che vita faranno. No, potrebbero essere anche trattati benissimo, ma nel momento in cui incominceranno a capire, avranno come minimo una crisi di identità, e questo è fuori discussione, e li vedremo alla prova dei fatti. L'altro aspetto importante che voglio dire è che qui dietro c'è un'operazione che risale a decisioni prese parecchio tempo fa, perché qui c'è scritto intanto battezzare. Allora, a questo punto francamente non ho niente da dire. Vuoi farlo battezzare, quindi dovrebbe essere Tobia, no? Dovrebbe essere quindi cristiano cattolico, è battezzato, e questa acquisizione, a parte il fatto che anche questo è relativo, perché per me è sempre un qualcosa di piuttosto ibrido, che ne dicano quelle persone. Anzi, tra l'altro voglio ricordare che attraverso la legge è qualcosa di ibrido, è tra l'artificiale e l'automa, perché questo bambino che è nato attraverso meccanismi di automatizzazione, macchinismi, no?
e un bambino che comunque risentirà della creazione, come dire, automatica, di automa, si sentirà sicuramente non completo. No, noi sappiamo perfettamente che tanti giovani che sono stati adottati, no? E a un certo punto, arrivati a una certa età, vanno alla ricerca disperata del padre genetico, dei genitori genetici. Quindi a quel punto, non a caso, ricordiamoci sempre che la madre vera è quella che lo ha partorito, indipendentemente dalla tipologia del concepimento. La madre vera, per la legge naturale internazionale accettata da tutti i paesi, è esclusivamente colei che l'ha partorito. Ricordiamocelo bene, perché è un fatto concreto. Il resto noi l'abbiamo detto, il resto vedremo come vanno le cose. Qui però c'è una presa di posizione della Chiesa che, a mio avviso, va contro i propri principi. Sì, va contro i propri principi. Il vescovo, ho dato l'ok, seguo le parole del Papa, quindi il vescovo si attiene a quello che ha detto il Papa, poi ce lo vedranno loro. Però l'ultima difesa che ci poteva essere nei confronti di questo cattolicesimo, il cattolicesimo fino a poco tempo fa aveva avuto una normativa di comportamento che tendeva a, come dire, a difendere la natura, la naturalità, anche il discorso è abbastanza relativo, era una delle ultime manifestazioni di validità che noi potevamo riconoscere. Adesso non li riconosciamo più nemmeno quello, sono un branco di malfattori, di truffatori, dicessero quello che vogliono, anzi magari ci denunciassero. Noi abbiamo già denunciato loro, certo. Questa è una cosa che volevo dire. L'altra cosa riguarda questo, i documenti, ecco, questo è un numero di panorama, ecco, non si vede niente così lontano, si vede. Allora, i documenti segreti che accusano i sauditi di aver avuto un ruolo nell'11 settembre. Allora, se ci permettete, facciamoci un ragionamento. I sauditi finanziano questo, sempre. Quando questo c'è da fare. È il panorama. Ma noi, siccome il mito dell'11 settembre era quello che i cattivissimi terroristi arabi, capito, quelli cattivi, i nemici, tutti questi personaggi qui hanno fatto, si sono suicidati guidando un aereo, capito, non sapevano nemmeno come condurlo, che si è andata a sbattere. Ma nessun aereo commerciale può fare una virata di quel genere. Assolutamente. No, ma a quell'altezza lì, stalli, va in stallo. Immediatamente. Poi in una curva di quel genere. Ma dai, allora, che cosa è uscito fuori? Uscito fuori che siccome non possono più tenere, perché l'opinione pubblica americana prima di tutti gli altri e del mondo intero non ci crede più, allora cosa fanno? Accusano il servo di turno. Perché qui l'operazione è di questo tipo. Chi è il colpevole? Il saudita. È sempre lui. Il saudita. Perché è finanziato stavolta. Esattamente. Allora il saudita fra poco dirà, perché fra poco ma avete rotto il cazzo. Sì, ci avete rotto, dico io. Allora, a meno che questa operazione di aumento del costo del petrolio sia un contentino, no, per dare la colpa a questi qui. Le colpe le danno sempre al più fesso di turno. Comunque ricordiamoci che ormai non riescono a tenere più la posizione, perché questi ci devono anche dire che cosa significa una frase di questo genere: i documenti segreti che accusano i sauditi di aver avuto un ruolo nell'11 settembre. Ma i sauditi sono o non sono alleati principali degli Stati Uniti? Quindi se il saudita ha provocato, sia pure con la balla dell'aereo scaraventato contro la torre, ha provocato questo, significa che l'hanno fatto per conto degli Stati Uniti. Quindi sono gli Stati Uniti che hanno provocato, e il sistema... L'autocrisi. L'autocrisi come scusante per poter attaccare soprattutto l'Iraq. Non sapevano quale altra scusa tirare fuori. Tio Cons si sono inventati sta barzelletta. Un'altra cosa interessante la leggiamo qui, questo è l'ultimo numero dell'attualità,
del nostro amico professor Salvemini, eccolo qui, e c'è un articoletto che è interessante leggere, che riguarda John Kennedy. Allora, state bene a sentire quello che ha scritto John Kennedy poco prima di morire. Credo in un'America in cui la separazione tra Chiesa e Stato sia assoluta, in cui nessun sacerdote cattolico dica al presidente, se cattolico, come comportarsi, e in cui nessun ministero o ministro protestante dica ai suoi parrocchiani per chi votare, in cui nessuna chiesa o scuola confessionale riceva finanziamenti pubblici o trattamenti di favore da parte della politica. Credo in un'America che non sia ufficialmente né cattolica né protestante né ebraica, che nessun funzionario pubblico richieda né accetti istruzioni dal Papa, dal Consiglio Nazionale delle Chiese o da qualcos'altro organismo ecclesiastico, che nessun ente religioso cerchi di imporre la sua volontà al popolo. Dopo frasi di questo genere, la condanna a morte di Kennedy era certa, ecco, chiaro? Ecco. Era proprio un suicidio, una dichiarazione di un suicida. E adesso ci guardiamo questo importantissimo libro, lo faccio vedere di nuovo. Aspetta, avvicino io. Allora, basta, è sufficiente. Che cosa dice questo libro? Il libro è stato scritto da due geografi, Tito Favaretto e Sergio Gobet o Gobet, corridoi paneuropei di trasporto e prospettive di cooperazione, Italia, Europa centro-orientale e Balcani. Questo libro è stato stampato dal ISDE, Istituto di Studi e Documentazione sull'Europa Comunitaria e l'Europa Orientale. Edizioni La Terza. Leggendo questo libro si capisce perfettamente tante cose. La prima cosa che si capisce è che, adesso faccio vedere come sono disegnate i percorsi. Ecco, questo è un percorso, eccetera. Questi sono tutti percorsi che sono stati studiati per favorire i rapporti interni all'Europa, in una visione unitaria dell'Europa. Sono percorsi che sono rimasti per lo più bloccati, però sono studi che devono facilitare la viabilità. Tanto noi dobbiamo ricordarci, i nostri amici, soprattutto quelli che queste cose non le sanno, perché dovrebbero sapere a monte che la prima cosa che serve per creare una comunità è quella di favorire le strade. Cosa ha fatto? Qual è la prima cosa che ha fatto l'impero romano? Le strade. Ha fatto le strade. È l'unica maniera che ti garantisce la comunicazione. Quindi, giustamente, ripetendo nel progetto che c'era di un'Unione Europea. 80.000 chilometri di strada. No? Allora, nello stesso progetto, 80.000 chilometri di strade fatte nel giro di qualche secoluccio, perché sono andati avanti. Certo. C'è una strada, ad esempio, che solca la Siria, e non è un caso, che a tutt'oggi si chiama ancora strada romana, perché è stata costruita dai romani ed è stata potenziata dall'impero romano d'Oriente. Come anche in Etiopia. Esattamente. Quindi, precedentemente in Etiopia, oppure la strada, quella della Tripolitania, come si chiamava? Quella della Tripolitania era la Balbia. La Balbia, ecco. La Balbia, che c'è ancora, l'unica strada praticata. L'unica. E ci rompono le palle che abbiamo fatto per i massacri. Sì, appunto. Allora, basterebbe quella, perché la prima cosa che hanno fatto gli italiani quando abbiamo conquistato nel 1936, quando abbiamo conquistato l'Etiopia, noi abbiamo costruito le strade. Le ferrovie. Anche le ferrovie. La ferrovia c'era già in Somalia, in Eritrea, ed era quella più importante.
La prima cosa che abbiamo fatto è saltare le strade. E gli abissini ancora ci ringraziano perché sono le uniche strade che ci stanno. E quando voi, qualcuno di voi l'avrà visto, no? Che c'erano le fotografie, si vedevano che gli italiani avanzavano e contemporaneamente costruivano le strade, che è quello il criterio fondamentale. Bene, questo è il tracciato di tutte le vie di comunicazione che sono state studiate. Adesso questo è l'editore, la terza, che sono state studiate. Vi dico quando, nel 2001. Allora, questo è un libro che è stato stampato nel 2001. È evidente che questi studi risalivano a qualche decennio prima. Se voi vedete quello che c'è qui, capite per quale ragione e in che modo gli Stati Uniti sono intervenuti in Europa, a cominciare dalla Jugoslavia. È da qui che si capisce. Perché che cosa vogliono gli Stati Uniti? Che cosa volevano e cosa vogliono? Vogliono bloccare la nascita di un'Europa vera, di un'Europa autentica, unita, che sarebbe il vero grande pericolo per tutto l'Occidente. È tutta lì la questione. Basta vedere questo, basta vedere come sono state programmate, ad esempio, le strade all'interno della Balcania, per capire quali sono state le ragioni per cui gli Stati Uniti hanno attaccato la Jugoslavia e l'hanno divisa come lo volevano loro, non come lo vuole l'Europa, e qui tutti stanno zitti. Chiunque voglia come avere la storia di Erdogan, che dicevamo stamattina, prima, perché Erdogan sta cercando per creare un obiettivo diverso all'interno del paese e cercare di evitare eventuali controrivoluzioni o comunque contro ma i filo americani già li ha tolti di mezzo, certo, li ha già tolti 4.500 sì, persone importanti all'interno 4.500 persone tra nell'esercito e nella magistratura, dirigenti a livello di alto livello all'interno delle istituzioni dello Stato, ma soprattutto questa sua revanchismo per cercare di recuperare parte dell'impero ottomano che quando perse la prima guerra mondiale è stato scompaginato, ricordiamocelo bene, è stato scompaginato dagli occidentali, certo, perché volevano entrare in possesso del petrolio che si trovava appunto in tutte quelle aree che precedentemente facevano parte dell'impero ottomano, ricordiamocene sempre queste cose. E quindi adesso sta cercando di recuperare il possesso dell'intero dell'isola di Cipro, il reintegro di buona parte delle isole del Dodecaneso che ancora non erano state restituite, eccetera. Perché? Perché oltretutto lì la guerra in Siria sta avvenendo per vari motivi, ma soprattutto perché c'è un mare di petrolio fra Cipro, la Siria e la Turchia da una parte, esatto, e Israele dall'altra. È il più grosso ritrovamento di petrolio, penso di sempre, o comunque uno dei più grandi, sì, di sempre. E ovviamente stanno facendo tutti, combattendo tutti contro tutti e cambiando obiettivo ogni 6 mesi, perché ogni 6 mesi cambiano più o meno alleanze. E adesso, appunto, fra le altre cose, c'è appunto, approfittando della debolezza dell'economia e della politica estera greca, e non solo, economica e quant'altro, la Turchia sta cercando di approfittare di questo momento di debolezza per approfittare pure del momento di debolezza dell'Europa e del momento di debolezza degli Stati Uniti, esatto, e per crearsi uno spazio regionale di manovra per recuperare appunto buona parte del territorio che fu sottratto appunto all'epoca del crollo dell'impero ottomano, in particolare dopo la sconfitta della prima guerra mondiale. Quella è stata la sconfitta, certo. La sconfitta della Turchia è stata questa. Certo, certo. Comunque l'alleanza della Turchia con la Germania è sempre rimasta, è sempre valida. Perché ricordiamoci che la Germania è piena di lavoratori turchi, 4 già, milioni, esatto, già naturalizzati tedeschi, ricordiamocelo questo,
che è molto importante, e tutta la politica turca non può prescindere dalla politica tedesca, così come la politica tedesca non può prescindere da quella turca. Ma infatti la Germania ha dissanguato la Grecia, perché buona parte del debito pubblico greco è in mano alle banche tedesche, fra cui pure la Deutsche Bank, che sta fallendo e prima o poi dovranno farla fallire, e quindi ha tutto l'interesse a creare una sudditanza del popolo greco in previsione di un attacco turco, e quindi di avere la possibilità di fare da terzo paciere, da incomodo, da terzo diciamo da arbitro, ecco, per cercare di trovare maggiore convenienza, diciamo, nella gestione del conflitto, capito? Ma è molto probabile. In ogni caso non è la Turchia che attaccherà la Grecia, la Turchia cerca uno spazio, perché la Turchia oggi non è che può fare e portare avanti un discorso di revanchismo che non lo potrà fare mai, soprattutto nei confronti della Siria. La Siria non si tocca, è stato ampiamente dimostrato che la Siria non si tocca. È probabile che il consesso internazionale dia la possibilità alla Turchia di riprendere, di avere il controllo su una fetta del Kurdistan, in concomitanza con la cessione ai curdi dell'autonomia totale, quindi non è soltanto un'autonomia regionale, ma è un'autonomia totale, la nascita finalmente di uno Stato legittimo, perché ai curdi spetta uno Stato, perché l'hanno sempre avuto. Il Kurdistan è sempre stato uno Stato dei curdi. Questa suddivisione si deve al secondo conflitto mondiale, cercavano attraverso il controllo del Kurdistan in realtà di avere una copertura delle aree maggiormente produttrici di petrolio, tra cui l'Iraq, ricordiamocelo sempre, e da cui anche la guerra Iran-Iraq, che è stata molto importante all'origine poi di tutta una serie di incomprensioni, compresa quella di Saddam Hussein, che è cascato come un imbecille nel tranello che gli avevano fatto gli americani. Con questo io ritengo di dover chiudere. Quello che mi interessa di sottolineare di nuovo è che per capire come stanno le cose ci vogliono i documenti. Questo è uno dei documenti più importanti in assoluto, perché ci fa capire come tutti gli interventi che gli Stati Uniti hanno fatto, a cominciare di quelli contro la Balcania, cioè contro la Jugoslavia, sono interventi tendenti a rompere queste linee di comunicazione precostituite, prefabbricate, e che sulle quali si doveva basare l'Europa. Ma anche la storia dell'Ucraina è stata condotta, esatto, per allontanare il momento di riavvicinamento fra la Russia e l'Europa. Esattamente. Che era stata invece incentivata e promossa da Berlusconi. Esattamente. Capito? L'Ucraina e soprattutto la Crimea, ricordiamoci anche la Crimea, l'incontro voluto da Berlusconi con Putin, e che riguardava appunto i riconoscimenti relativi agli italiani di Crimea, che sono una cosa ugualmente importante, e quindi sono tutte delle connotazioni che le persone le capiscono solo se hanno il documento. Allora lo ripeto, questo è un documento che è un riferimento importante. Se qualche amico è interessato mi può anche telefonare, se un amico il mio numero di telefono ce l'ha, eventualmente se mi chiede qualche informazione relativa a tutte le cartine, qui sono tutte cartine che riguardano i vari percorsi, adesso voglio far vederne uno, un altro, eccolo qui, sono tutte cartine che prevedono la tipologia del percorso, strade, autostrade, strade principali, ferrovie e porti. Ricordiamoci ad esempio che il progetto, che è un progetto importantissimo che permane ancora, che riguarda l'oleodotto che dovrebbe arrivare, vedi caso, a Taranto, è strano questa cosa, deve arrivare a Taranto, bene, quell'oleodotto dovrebbe attraversare certi territori assieme a una ferrovia e assieme a alcuni aeroporti progettati dagli italiani. E tutte le operazioni che dovevano avvenire sarebbero avvenute, e probabilmente dipendono ovviamente dai trattati internazionali, dalla maniera in cui vengono affrontate queste cose, e avrebbero dovuto essere date a società italiane,
l'attraversamento soprattutto dell'Albania, il che ci dimostra come prima del secondo conflitto mondiale, quando l'Italia andò a conquistare l'Albania, sapeva esattamente quello che doveva fare. Dopodiché ritengo che si chiuda, tra parentesi, ovviamente, quando si parla di tradimento si parla anche di questo, perché se noi abbiamo conquistato senza nulla perdere l'Albania, per cui il re d'Italia si era anche, rigalluzzito sì, del titolo anche di re di Albania, no? Ecco, dopo però la guerra che noi abbiamo fatto dall'Albania contro la Grecia è stato un disastro, perché c'era ovviamente il tradimento, ma è un discorso in cui non vogliamo in questo momento entrare. Dopodiché, come sempre, laudetur Priapus. Sono. Wow.